Si presenta così Nao tra le note della musica dance con due occhioni che ispirano fiducia rispondendo alle domande che gli vengono fatte. Allora, posso aiutarti in qualcosa? Dimmi cosa fare. Nao è uno dei tanti protagonisti della nuova edizione di Etna Robot, la tradizionale giornata dedicata alla robotica promossa dal Dipartimento di Ingegneria. Un robot simpatico che può essere però anche d'aiuto per i bambini malati di autismo. Qui a Catania lo utilizzeremo presso l'ASP, nel reparto di neuropsichiatria infantile, per quanto riguarda la terapia dell'autismo, che è in grado di avere un grande potere curativo per quanto riguarda il mondo dell'autismo ed è in grado di migliorare del 30% le interazioni sociali dei bambini affetti da autismo. Quindi in che modo riesce ad aiutare i bambini autistici? Avendo un aspetto da bambolotto, crea un feeling particolare col bambino che abbassa le difese per quanto riguarda la comunicazione e quindi interagisce molto più facilmente rispetto ad un essere umano. Ma non ha l'obiettivo di sostituire l'essere umano, ma di affiancarlo in modo tale che il terapista diventa un osservatore e il robot diventa uno strumento. Dimostrazioni pratiche, mostre e seminari, questi gli ingredienti di questa nuova edizione organizzata dal professore Giovanni Muscato. Questo serve un po' per far capire agli studenti, far capire al pubblico in generale che la robotica sta uscendo dai laboratori di ricerca e sta sempre più avvicinandosi verso applicazioni per la vita di tutti i giorni. Oggi abbiamo visto applicazioni di robotica per l'agricoltura, applicazioni di robotica nell'industria, applicazioni di robotica anche in medicina. Abbiamo due esempi di robot utilizzati per la cura dell'autismo. E questo ci fa capire come la robotica possa sempre di più avvicinarsi nella vita di tutti i giorni e sta diventando un sostituto indispensabile per molti lavori rischiosi, ma non solo.